Il mercato italiano dei prodotti in acciaio al carbonio sembra non aver ancora imboccato la via della ripresa. Se analizziamo l'andamento del Sider Index che rappresenta la media dei prezzi dei prodotti in acciaio rilevati da Siderweb, vediamo infatti che dall'inizio di marzo all'inizio di giugno i prezzi hanno subito un costante calo. Calo spiegabile appunto con il lockdown. Al termine del lockdown ci sarebbe aspettato una ripresa dei valori dei prezzi, che invece sono rimasti sui livelli di giugno, che sono tra l'altro i più bassi degli ultimi quattro anni. In questi ultimi due mesi si sono ovviamente eh, susseguiti tentativi da parte dei produttori di aumentare sia i prezzi dei lunghi, sia i prezzi dei piani, ma questi tentativi sono stati generalmente di, un, di breve durata ed hanno avuto anche effetti inferiori rispetto a quelli attesi dai produttori. La difficoltà nell'aumentare i prezzi dei finiti dovuti alla bassa domanda sta mettendo tra l'altro sotto pressione le acciaierie che in questo periodo si trovano a dovere invece pagare dei prezzi relativamente elevati sia per il rottame sia per il minerale ferroso. Se entriamo nel dettaglio dei prezzi dell'ultima settimana rilevati da Siderweb vediamo che negli ultimi sette giorni appunto i lunghi hanno avuto un andamento relativamente migliore a quello dei piani pur diciamo in un panorama non contraddistito da grossi movimenti, mentre per quanto riguarda i prodotti piani acciaio-inox si è registrato invece un calo delle quotazioni. L'andamento dei prezzi, della domanda e le prospettive saranno solo alcuni dei temi che verranno trattati in mercato di intorni. Il webinar che Ciderweb organizza il prossimo 28 eh, di luglio. Per tutte le informazioni per le iscrizioni andate nell'area Eventi di www.siderval.com